Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video, come detto dal titolo, vi parlerò della nuova collezione Essence Primavera Estate 2019. Se avete seguito un po' tutte le mie vicissitudini su Instagram, sicuramente avete visto che ho avuto un pochettino di difficoltà per trovare ed acquistare nei negozi fisici questa collezione. Avevo quindi pensato di prenderla online, però anche lì ho visto che la maggior parte dei prodotti erano sold out, quindi dopo vari tentativi sono riuscita a trovare l'intera collezione intatta nel mio punto vendita OVS più vicino, ma in realtà poi ho fatto anche un acquisto da Scarpe Scarpe. È una trend edition, quindi un'edizione limitata Essence che possiamo trovare solamente in questo periodo di aprile e si chiama Good Vibes Good Memories. Come potrete vedere, fra pochissimo è composta per lo più da prodotti make, che sono molto interessanti, e devo dire che alcuni di questi, non me lo aspettavo, hanno anche un buon inch. In primis ho trovato nell'espositore Essence lo spray corpo che ha un prezzo di 4,49 euro, e come potete vedere ho deciso di acquistarlo da Scarpe Scarpe perché era l'unico, e dico l'unico, prodotto della collezione che era rimasto appunto nell'espositore. Tutto il resto, come vi ho anticipato anche prima, l'ho acquistato da OVS. In realtà sono stata un pochettino indecisa se acquistare o meno questo prodotto, perché non sapevo se prendere appunto questo body mist oppure il mascara, di cui parleremo fra pochissimo. Ma alla fine, visto che non ho mai provato un'acqua profumata Essence, ho deciso di acquistarla. Allora, devo dirvi che come profumazione è davvero molto buono. Sa proprio di fresco e di pulito, e non so perché mi ricorda un profumo che utilizzavo quando ero davvero molto piccola, però non so a cosa, ecco, rassomigliarlo al 100%. Non è molto dolce, lo sento più un profumo fruttato, ecco, fiorito. Contiene 150 ml e ha un PAO di 12 mesi. Non ha proprio un buon inch, sono sincera, in quanto è a base di acqua e alcol denaturato, ma contiene anche un bel PEG 40. Quindi vi consiglio per lo più di provarlo sui vestiti, se magari decidete di acquistarlo. Io, ragazze, sono sincera, ho provato quest'acqua profumata, come vedete, per circa 3-4 giorni e non mi sono trovata molto bene. Se tornassi indietro, che non la riacquisterei, perché sulla mia pelle e soprattutto sui vestiti non dura tantissimo, nel senso che rimane lì quella mezz'oretta, quell'oretta, e poi la profumazione scompare, e questa cosa, diciamo, non mi è piaciuta moltissimo. Esistono acque profumate con inci migliore e con prezzo molto minore che hanno una durata, diciamo, molto più buona, non dico pazzesca, ma molto più buona. Magari fatemi sapere se è un problema mio della mia pelle, o se magari voi, anche voi, avete provato questo prodotto e se vi è piaciuto o meno. Come secondo pezzo della collezione ho poi trovato l'eyeshadow palette, davvero molto interessante. Come disposizione di ombretti mi ricorda un pochettino quelle quadrate di Huda Beauty, ma proprio alla lontana, anche perché, diciamo, non mi ha attratto moltissimo come palette, perché è composta solo ed esclusivamente da eyeshadow shimmer a un prezzo di 6,29 euro. Ho deciso di non acquistarla perché comunque non ha un buon inci, in quanto la maggior parte delle cialdine contengono dimeticone. E la stessa cosa, non ho acquistato neanche la palette blush viso trio, che ha un prezzo di 4,99 euro, e anche qui, ragazze, purtroppo questa palette non ha un buon inci, anche se le colorazioni sono davvero molto interessanti e il prezzo è buono, per appunto 5 euro ben 3 blush. L'altro prodotto che poi sono stata quasi quasi invogliata ad acquistare è il blush e highlighter in gocce. Anche questo prodotto ha un prezzo di 4,99 euro, e come potete vedere è praticamente un blush e illuminante liquido in drop, quindi con la pompettina. Devo dirvi, ragazze, che l'inci non è poi così male, perché comunque non troviamo paraffina, non troviamo parabeni, PEG, dimeticone, però, ragazze,
è un prodotto molto molto sintetico e sinceramente, avendo trovato altri prodotti di questa collezione con inci migliore, ho preferito alla fine non acquistare questo blush illuminante in gocce, preferendo altri prodotti di cui vi parlerò subito. Abbiamo poi il volume Stylist mascara occhi, effetto incurvante e fissante, a un prezzo di 3,79 euro, e un packaging esterno molto carino, come comunque i packaging di tutti gli altri pezzi della collezione di cui vi ho appena parlato. Allora, questo mascara devo dirvi che è davvero molto interessante, però ho deciso di non acquistarlo, preferendo appunto provare un altro prodotto come l'acqua profumata, perché è identico al mascara che si trova già in collezione permanente Essence, ossia il volume Stylist 18 ore mascara occhi, effetto incurvante e fissante. Infatti anche quest'ultimo mascara, di cui poi vi lascio la foto qui, ha un prezzo di 3,79 euro. Sono praticamente lo stesso prodotto, so, in quanto ho visto molte recensioni, che è un mascara davvero ottimo, quindi alla fine ho desistito all'acquisto preferendo provare l'acqua profumata. Ecco, tornassi indietro forse acquisterei il mascara, perché comunque, come vi ho detto anche prima, l'acqua profumata per me è stata un pochettino a questo punto una delusione. Ma passiamo ora ai due prodotti con buon inci che ho trovato, ossia il Baked Blush e Highlighter, blush e illuminante viso cotto, che ha un prezzo di 4,89 euro. Capisco, ragazze, che il prezzo di 4,89 euro non invoglia troppo all'acquisto di questo blush singolo, in quanto con 4,99 euro, quindi con semplicemente 10 centesimi in più, abbiamo ben una palette di 3 blush. Però devo dirvi che questo prodotto, ragazze, ha un inci ottimo e degli ingredienti un pochettino più ricercati, e poi soprattutto mi ha incuriosito perché è un blush cotto e io non ho assolutamente alcun blush cotto nella mia makeup collection. Come potete vedere, il prodotto si presenta in questo modo, quindi packaging tondo e in plastica, contiene 9 grammi di prodotto e ha un PAO di 12 mesi. È un blush davvero, ragazze, molto molto carino. Proprio questo colore molto particolare mi ha incuriosito all'acquisto, in quanto non è assolutamente un blush matte. Ha dei riflessi, diciamo, fucsia e oro molto interessanti e una pigmentazione abbastanza buona. Questo è lo swatch del blush. Sembra, toccandolo, sembra quasi un blush in crema. Ho avvicinato la videocamera perché, come in ogni video Essence, voglio applicare questo blush con voi. Con questo pennello angolato da blush prelevo il prodotto e vado ad applicarlo sul viso. Beh, devo dirvi che non ha una pigmentazione molto alta, cioè nel senso non si vede molto il colore rosato, dà più un effetto sano e luminoso, e questa cosa mi piace molto soprattutto per l'estate. Vado ad applicarlo anche nell'altro lato del viso. Forse qui mi ha rilasciato un po' più di colore, molto molto bello. È un blush cotto che, come prima impressione, mi sta piacendo moltissimo. Proseguendo poi, l'ultimo pezzo della collezione è il Duo Highlighter, ossia un illuminante viso duo che ha un prezzo di 4,49 euro e ha un inci ottimo. A differenza del blush, come vedete, ha questa forma quadrata, ma comunque il packaging è sempre in plastica con tutte le classiche illustrazioni della Goodbye Good Memories. La cialdina all'interno è davvero molto bella perché, come potete vedere, ha questi, diciamo, papaveri, questi fiori disegnati, e l'highlighter, vedete, è composto da questa parte più scura e questa parte più chiara. Per prima cosa vi faccio lo swatch. Devo dirvi che non si vede moltissimo, vediamo come si comporterà sul viso. Con un pennello da illuminante prelevo naturalmente il prodotto. È molto molto polveroso, il blush non lo era assolutamente, e lo applichiamo subito insieme.
Non mi sembra, no, non mi sembra un granché, ragazze. L'ho messo subito, subito sul naso perché qui ho già il blush luminoso. Qui sul naso non avevo nulla. Provo anche qui. Forse ecco qui si vede un pochettino di più, ma no, sono sincera, non è un granché. Col senno del poi questo illuminante non lo riacquisterei. Trovo quasi che sia molto più luminoso, vedete il blush, nonostante che sia colorato, che l'illuminante. Questo, ragazzi, è l'effetto finale dopo aver applicato il blush cotto e l'illuminante. Traendo le conclusioni, posso dirvi che questo illuminante no, non lo riacquisterei assolutamente perché comunque è più un illuminante da tutti i giorni ed ecco, non ha una pigmentazione altissima. Il blush, ragazzi, è davvero molto carino, soprattutto per l'estate e per la primavera mi piace moltissimo. Ed anche l'acqua profumata, magari per tutti i giorni sicuramente la utilizzerò, però ragazzi, ecco, non avendo una durata pazzesca, non ve la consiglio moltissimo. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa avete acquistato della Good Vibe, Good Memories, vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, ciao!